Centro anch'io, voci di una generazione precaria, lo slogan della prima mobilitazione studentesca dell'anno. Una manifestazione a livello nazionale promossa dalla rete degli studenti medi che ha visto i giovani scendere in piazza un anno dall'ingresso della legge 107, meglio nota come la legge sulla buona scuola, che secondo loro poco ha cambiato. Un'iniziativa per rivendicare i diritti calpestati, in primis il diritto allo studio, chiedere una scuola più equa e meno simile ad un'impresa, ribadire il no alla buona scuola del governo Renzi, all'alternanza scuola-lavoro e al presidente. The manager. Creare una cittadinanza attiva e formata che rende il proprio paese migliore già da oggi, aspettando di essere il domani l'obiettivo degli studenti che si sono ritrovati nella piazzetta della Repubblica, trasformata per l'occasione in una grande piazza tematica. Noi abbiamo scelto il modello della piazza tematica in cui andremo a trattare di quattro temi principalmente, tra cui il referendum costituzionale e l'alternanza scuola-lavoro. Il referendum costituzionale, che ricordiamo sarà il 4 dicembre, è uno dei temi più distanti probabilmente dai giovani, poiché riguarda solo la fascia neoadulta della popolazione studentesca, ma noi riteniamo che sia fondamentale iniziare a creare una coscienza elettiva nei ragazzi, oltre che è necessario per tutti conoscere come funziona il proprio paese. E per quanto riguarda invece l'alternanza, sentiamo come sindacato studentesco l'esigenza di parlare di questa nuova attività diventata obbligatoria con l'introduzione della cosiddetta buona scuola e sentire dopo questo primo anno di esperienza quali sono, come è stata vissuta dai ragazzi, e quali sono le pecche e quali sono i vantaggi. Le altre due piazze tematiche che tracceremo oggi sono i trasporti. Praticamente all'interno della nostra provincia i ragazzi hanno dei grossi disagi con i trasporti, proprio poiché vengono gestiti male e di conseguenza spesso non hanno le coincidenze per tornare a casa. Non solo, pagano veramente troppi soldi per gli abbonamenti, quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di trovare una soluzione. La quarta tematica è la rappresentanza. Faremo una discussione dove parlerà ai ragazzi di prendere coscienza e di formarsi a rappresentare il proprio istituto, comunque le proprie esigenze. Proprio perché al giorno d'oggi, con le varie riforme all'interno della scuola, quindi i tagli e i problemi all'interno sempre delle scuole che si vengono a creare, abbiamo bisogno di gente valida che sappia gestire il proprio istituto e anche quindi tutti gli alunni di questo paese.